la cassa che sentite è la dimostrazione del fatto che è cominciata la sfilata. È cominciata la sfilata e noi invece qui in diretta sulla OnAir abbiamo l'ospite, la special guest di questa sfilata, Patrick Girondi, direttamente da Chicago, dall'Illinois. Buonasera a tutti. Per fortuna che ha origini italiane e un po' di italiano lo parla, perché altrimenti con me avrei un sacco di problemi. Tu, Adriana, invece sei di madrelingua inglese, no? Che te lo dico a fare, sei politico. Sei politico. Patrick, come nasce questo percorso che ormai ti vede da tantissimi anni calcare grandi palcoscenici internazionali, ovviamente? Va bene, da quando io sono un ragazzo di strada, non ho finito il liceo negli Stati Uniti, ho avuto molta fortuna con la musica, poi scrivo i libri, c'ho una production, una film production company pure a New York. E allora, però mi piace veramente venire in Italia, che è il paese più bello del mondo. E il mondo sta venendo verso l'Italia. A proposito di libri, Colpo al cuore è stato un best seller tra i più importanti, premiato. Sì. Parlavi di film production? Sì, se ti serve un attore faccio il provino in diretta. Se ti serve una doppiatrice ci sono io. Ascolta, com'è nato quel libro? Allora, senti, sono 5 libri, 2 che sono già usciti e un altro 3 che stanno uscendo tutto prima del febbraio di 24. Comunque scrivo, ho scritto tutta la vita e poi ho tante di quelle esperienze con la FBI, con le polizie, con tante di quelle cose. Grazie a Cristo è andato sempre bene. Bene, molto molto interessante. Abbiamo la sua canzone? No, le sue canzoni le ascolteremo durante la serata, perché lui sarà altrimenti sveliamo troppo, e invece lui lo ascolteremo anche durante la serata con un contributi video direttamente dalla, essendo lui la special guest della serata. No, abbiamo la canzone, vedi, mi sono riperso. Ti sei distratto. È colpa d'Alfredo. Sì, colpa come d'Alfredo, direbbe. Come direbbe Vasco Rossi. E quindi ascoltiamo la sua canzone, prego. South America, we should have flown to be by your tree, boys, in the sky. Coffee, cigarettes, and getting high. My lost South girl, South lost girl, you should have known my love. Should have not gone so blue to the fire with that stuff up your nose to tease the blue boys with their fancy guns to play with their steely toys and tight buns. My lost South girl, South lost girl, you should have known my love. Thank you.
abbiamo sentito uno dei pezzi di Patrick Girondi con The Orphan's Dream Maria, è una live performance, e ci riporta un po' questo pezzo, questo sound, anche alla strada un po' di americana, un po' sai, quelle parti dove c'è anche un po' New York City, un po' Little Italy, no, c'è un po' questo tipo di sound. No, sicuramente che a Chicago ho pulito le scarpe per strada, avevo sempre l'armonica, allora esatto. Fare un altro 50 centesimi e avevo fatto un brano. Ma lei è cominciato davvero proprio dalla strada, bellissimo. Fortunatamente, veramente. Io dico ogni giorno, per fortuna, iniziato dalla strada. Patrick, secondo te cos'è che ha fatto la differenza rispetto agli altri artisti di strada che non ce l'hanno fatta? Che cos'è che ha determinato il tuo successo? E secondo me si dice novena. Mia madre pregava sempre. La preghiera. Ricordiamo, i tuoi nonni sono di Bari. Modugno, vicino Bari. Qualche modo. E poi, francamente, quando avevo 13 anni, mia madre mi è spostato a vivere con i francescani. Con i francescani. Preti, 62 preti per 2 anni. Quindi questa preghiera e questo ti hanno portato bene. Secondo me quello è. Hai mai pensato di diventare prete? Sì, il problema è che le donne sono troppo belle. Questa è una cosa che non sappiamo dire, è vero. Non era per quello, però stavo per 2 anni vissuto là, 2 anni. Che bello, che bello. No, veramente bello. Adesso tu vivi qui in Italia? Va bene, sì, 3 mesi, 4 mesi, vado avanti di altro. Finiremo il 25 agosto in Italia, poi inizieremo a Chicago e poi Los Angeles. È furbo, si fa l'estate italiana, che è bella calda, e poi si fa l'inverno a Chicago, che è bello freddo, però sì, è strong. C'è pure una casa a tappa, dove è un po' più a Chicago. Tra l'altro Chicago è freddo. Chicago è riconosciuto perché c'è uno dei più grandi forni di Chicago, è proprio calabrese, di un Run to Run. Non c'è con noi più grande. E poi è fatto senatore per tanti anni. Senatore, è vero anche questo. Sì, lo conoscevo bene. E allora Patrick, aspettiamo la tua esibizione tra poco all'interno di questa sfilata. Dobbiamo lasciare Patrick Girondi perché lo stanno chiamando, ovviamente. Esatto, che deve l'abbiamo andare tenuto sul palco. Grazie sì. Per essere stato grazie, con noi, Patrick Girondi. Grazie. Lo ascolteremo tra l'altro dal vivo, e le sue esibizioni le avremo qui direttamente sul LaC OnAir, rubate un po' alla sfilata di Un buon ragazzo per il cinema.